Ehi, ciao ragazzi, bentornati! Oggi riprendiamo le nostre avventure del nostro amichevole Spider-Man di quartiere. Ah, mi stavo dimenticando, una cosa vi volevo chiedere. Lo avete visto per caso il film di animazione Spider-Man Un Nuovo Universo? No, perché ci sono parecchi riferimenti tra il film e questo gioco qua. Anzi, non vi faccio spoiler, ma ci saranno molti riferimenti in comune. Quindi vi consiglio di andare a vederlo, anche perché è fatto proprio bene. È un bel film. Ma non perdiamo tempo e riprendiamo le nostre avventure. Dove eravamo rimasti? Ah, Spider-Man da poco ha sconfitto Fisk, o detto il Kingpin, e adesso ha ricevuto una chiamata dal Doc Ock. Vediamo a cosa porta la storia. Scusa il ritardo, io... Wow. Questo braccio. Hai iniziato senza di me. La direttrice della commissione sarà qui a momenti. Tranquillo, Parker. È una mia invenzione, direi che posso gestirla. Il dissipatore. Accidenti! Non dovremmo fermarlo? Non ancora! Resista! Dottor Octavius, tutto bene? Un altro imprevisto! Ma ci siamo! Siete feriti? No, ma è tutta colpa mia. I livelli di energia hanno superato le previsioni. Per certi aspetti è sicuramente uno sviluppo molto promettente. A giudicare dall'odore non si direbbe affatto. Glielo assicuro, la prossima Cerchiamo fase... Cerchiamo di non correre troppo. Possiamo discuterne da qualche altra parte. Prenditi la giornata libera, Peter. Ma... Ne parliamo dopo. Che disastro. Perché non è intervenuto il dissipatore? Doc mi ha lasciato la giornata libera, ma devo capire cos'è andato storto. Sei in pessima forma, amico mio. Vediamo qual è il tuo problema. Ecco qua, c'è una cosa carina in questo gioco. Bisogna risolvere alcuni enigmi. Il circuito è bruciato. Accidenti. Se fossi stato... Allora, adesso io non vi faccio vedere tutto il filmato. Vi faccio vedere qual è la soluzione finale. Se volete mettete in pausa e potete copiarlo. Ok, devo deviare il servocomando. Ok. Procediamo oltre. E ribilanciare il voltaggio. Finito. Vediamo se funziona. Com'è nuovo? Doc stava collaudando nuovi materiali per le protesi. Mi aveva chiesto di valutare il lavoro. Tanto vale farlo ora.
Doc testava un nuovo materiale di contatto per le protesi. Anche questo è un altro tipo di enigma. Questo è proprio facile, però più avanti nella storia diventerà un po' più complesso. Un composto di idrogel e polimeri, resistente ma dall'impedenza eccessiva. Suggerirò a Doc di cercare di meglio. Ok, devo andarmene prima di peggiorare la situazione di Doc. Via, fuori! Spider-Man, sono Yuri. Fisk è già arrivato a Riker? Niente, Riker. A quanto pare merita un trattamento esclusivo. È nel Raft. Ah, raggiungerà Scorpion, Electro e gli altri. Vi sarà grato. È in buona compagnia. Puoi passare qui al distretto. Ho un problema che richiede esattamente le tue competenze. Per te, Yuri, questo è altro. Arrivo subito! Ora che non fumi più, che scusa usi con i colleghi per salire qui? Che sono stanca di vedere degli idioti. Ti capisco. Allora, perché hai chiamato? Per invitarmi al ballo della polizia? Hai un costume bianco e nero? Niente ballo quest'anno. Abbiamo speso tutto per la sorveglianza Oscorp. Ne è valsa la pena, no? Sì, certo. Fino a un'ora fa. L'intera rete è collassata. Ogni quartiere, ogni torre. Cosa? Dicono che qualcuno abbia sabotato il server centrale. Le torri sono offline. Una talpa? Forse. Indagherò più tardi. Per ora l'importante è riattivare le torri. Subito. E hai chiamato me? Oh, che dolce! Ho chiamato una persona di fiducia. E i segnali sono disturbati. Non sappiamo come fare. Adoro le sfide. Chi rompe paga! Pensavo ti fidassi di me! Vediamo un po' questa torre. I cavi in entrata sono invertiti. Astuto. Questa è una cosa comune oramai in molti open world. Queste torri di controllo che sbloccano parti della mappa. Abbiamo appena recuperato una torre. Opera tua? Non sono solo carino, eh? Qualunque cosa tu abbia fatto, puoi ripeterla sulle altre torri? Certo, ma per tua informazione, per riparare una torre devo sincronizzarmi al sistema. Ora dispongo di tutti i dati sui crimini della zona. Vedo un'effrazione qui vicino. Bene, ho delle pattuglie in zona. Lascia stare, vado io. Fallo! Guardami le spalle. Dubito che questi tizi abbiano perso le chiavi. Come facciamo a colpirlo da su? Spider-Man! Carica! È mio! Ok, finito. Grazie mille. Ora visualizzo un'aggressione in quell'area. Sei fortunata, Yuri. In città c'è un detective segnato dalle avversità della vita, ma nobile nell'animo. Cosa? No. Hai promesso che non l'avresti più. Spider-Co. Ti prego, no. Quindi sei tu la spia. Lasciami in pace. Sì, è lei. Ho detto di sparire.
Lasciatemi stare! Sta zitta, donna! Non to... Lasciatela stare! È Spider-Man! Vieni qui! Allontano o l'ammazzo! Lasciami andare! Tutto a posto, madame. Sapevo che Jameson si sbagliava sul tuo conto. Sei un po' strano, ma di animo buono. Senti, ce l'hai un posto dove andare? So cavarmela da sola. Non ne dubito. Nel caso, comunque, puoi rivolgerti ad un luogo chiamato Fista. Lo conosco. No, questa è pubblicità occulta, eh. Fanno le migliori torte di grano in città, credimi. Mamma le preparava sempre. Non ne assaggio una fetta da tanto tempo. Darò un'occhiata. Grazie, Spider-tipo. Mi chiamo Spider-Man. Da lì potrei avvistare la prossima torre. Dominando dall'alto, Spider-Cop volge lo sguardo all'obiettivo. Un'altra torre di sorveglianza. Ma stai parlando in terza persona? No, certo che no! Il capo sottovalutava Spider-Cop. Quasi lo considerava un vagante. Me ne sono già pentita. Potrei modificare queste torri per intercettare altro oltre ai crimini. Bingo. Ora le torri rilevano ogni segnale in radiofrequenza, tra cui uno qui vicino. Cosa sarà? Oh, wow! Uno dei miei vecchi zaini del liceo. Ci avevo nascosto una microspia. Ma le ragnatele non duravano un'ora? Chissà quanti ce ne sono in giro per la città. Quanti zaini in giro? Ma quanti soldi ha speso in zaini? Sei ancora lì? C'è una rapina a pochi isolati. Spider-Cop in azione. Metà uomo, metà ragno. 100% poliziotto. Oh. La cassa forte! Forza! Ehi, ragazzi! No! Oh! Spider-Man! Spara! Ancora! Gente, dovreste riservare lo stesso impegno alla ricerca di un lavoro onesto! Te ne pentirai, ragnaccio! Ehi, Yuri! Sto per riparare l'ultima torre di Chinatown! Sarà Spider-Cop a ripararla, semmai. Ho riflettuto, Yuri. Garantire l'ordine è un compito da giovani, ma Spider-Cop... ormai non è più un ragazzino. Dimmi che stai per dire quello che penso. Da oggi, Spider-Cop è ufficialmente in pensione. Oh, grazie a Dio. Datemi da bere. Berremo tutti insieme stasera, Yuri, brindando all'infaticabile Spider-Cop. Yuri? Yuri, ci sei? Si vede che l'emozione del momento l'ha sopraffatta.
e questa era l'ultima torre del quartiere. Accidenti, non voglio che la gente faccia foto ai miei tre peli sul petto. Gli strumenti per riparare il costume sono al laboratorio. Chissà se Doc è già andato via. Dottore, com'è andata con la commissione? Mi spiace di aver fatto un casino. Niente affatto, Peter. Sono solo nervosi per l'imminente trionfo. Si calmeranno, come sempre. Torno al laboratorio per riordinare? No, no, stavo comunque andando a cena. Rimandiamo a domani. Una breve pausa prima di tornare a progettare il futuro. Vorrei che l'ottimismo di quell'uomo fosse contagioso. Comunque, per oggi è finito. Posso lavorare tranquillo al mio costume. E noi invece possiamo tranquillamente andare a fare la pausa e aspettare il prossimo episodio. Quindi vi aspetto qui, ragazzi. Mi raccomando, like e iscrivetevi. Ciao!